Sì, allora, buonasera innanzitutto. Gli stimoli sono parecchi, dati dai sindaci, dato dalla, da chi rappresenta in qualche modo l'opinione pubblica, informandola, e questo è importante. Mi richiamo semplicemente ai due ultimi punti toccati da Paolo, cioè la differenza tra comunicazione istituzionale e comunicazione promozionale, da un lato, e dall'altro la richiesta di soluzione, in sostanza. Allora, da questo punto di vista io rappresento il CSI Piemonte, quindi la struttura che istituzionalmente si occupa di sistemi informativi. E oggi sistema informativo è anche comunicazione. Comunicazione e formazione. Allora l'idea che abbiamo sviluppato, che ci ha proposto Comuni in Rete e che abbiamo provato a realizzare è proprio quella di mettere a disposizione di un gruppo di dipendenti pubblici fortemente motivato, questo l'avete visto, l'avete sentito dalle parole degli amministratori, la passione che ci hanno messo e l'interesse che hanno messo nel progetto. L'idea era quello di sviluppare delle competenze che fossero quelle appunto di comunicare sulla base delle loro esigenze. E questo forse dal nostro punto di vista, che è quello di formatori che hanno seguito il progetto, in particolare io sul versante più tecnologico e la collega Rita Andruetto su quello più relazionale, questo è stato un elemento molto forte, motivante anche per noi e secondo noi anche la ragione del successo del progetto. L'idea di fondo era quella di partire conoscendo le persone con cui avevamo a che fare, cercando di capire quali fossero le esigenze e quali fossero le loro capacità di base. E nel momento in cui abbiamo visto che queste erano sostanziose, erano sufficienti a lavorare in modo anche innovativo, abbiamo preso la balla al balzo e ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato cercando di consolidare le conoscenze, quindi l'utilizzo degli strumenti di rete, la posta elettronica, la navigazione sul web, gli strumenti di Office, ma subito andando a puntare sulla possibilità che queste persone esprimevano già in aula di collaborare tra di loro. E da questo punto di vista si può trovare facilmente la soluzione di cui si parlava, cioè il modo di fare comunicazione istituzionale e probabilmente anche promozionale. Nel senso che le informazioni all'interno delle amministrazioni ci sono, le persone che lavorano nelle amministrazioni sono in grado di elaborarle, sono in grado di lavorarci sopra con consapevolezza, con maturità. con un obiettivo che è quello di lavorare meglio. Allora, il fatto stesso che colleghe e colleghi di comuni differenti avessero la possibilità di scambiarsi informazioni, dati, esperienze, poteva essere davvero il focus, l'oggetto su cui lavorare. E su questo la tecnologia ci ha dato una mano notevole. Allora, non provo per il momento a farlo in diretta, proviamo a farlo in differita. L'idea è stata quella di lavorare su una rete propria, uno strumento messo assieme, creato dalle persone che dovevano usarla, quella rete. Il web 2.0 è in primo luogo questo, cioè la possibilità da parte degli utenti non solo di ricevere informazioni ma anche di fornirle. E allora ci siamo aperti la nostra rete sociale, si chiama così, rete perché è costituita da tanti nodi che possono collaborare tra di loro,
sociale, perché nasce proprio dal contributo di gruppi di utenti, gruppi di persone che hanno interessi e obiettivi comuni. La rete ci mette a disposizione una serie di strumenti, una pagina iniziale che è quella che vedete, che è stata utilizzata ultimamente per costruire la mostra fotografica, la galleria fotografica che vedete in questo stesso locale, in questa stessa stanza.